Il consiglio direttivo del Parco del Cilento e Vallo di Diano ha approvato il disciplinare di regolamentazione delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta. Il documento è stato inviato al ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo per l'approvazione. Le due aree marine sono state suddivise a loro volta in tre aree. Nella zona cosiddetta A, quella maggiormente tutelata, non è possibile neanche la balneazione. Nella zona B sono consentite un numero limitato di attività. Nella zona C invece c'è un'ulteriore classificazione delle attività previste consentite dalla nautica da diporto, dall'attività di diving e dalle escursioni subacquee. Il regolamento ora è in attesa dell'approvazione definitiva del ministro, ma nel frattempo il presidente del parco Amilcare Troiano ha già elaborato una serie di idee per nuove disposizioni. È stato infatti pensato di realizzare nei prossimi mesi una campagna di informazione con pannelli esplicativi e un servizio di promozione da effettuare barca a barca.